Può la banca venir condannata per violazione della buona fede precontrattuale? Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista che si occupa di diritto bancario. In pratica mi batto contro i soprusi delle banche a favore dei miei clienti correntisti. Oggi vi voglio parlare di una causa che ho patrocinato e di una sentenza, appunto, che è uscita da poco. E riguarda appunto la condanna della banca per violazione della buona fede precontrattuale. Non è la solita sentenza contro la banca per usura anatocismo, ma è qualcosa che va oltre, che va a vedere e a cogliere proprio il comportamento in malafede della banca, indipendentemente dalle legittimità che questa può fare e può perpetrare contrattualmente. In pratica, l'imprenditore che si è rivolto a me, al mio studio, si era imbattuto in un progetto che lui riteneva profittevole, che era quello di costruire delle palazzine in una località nota a Livorno. In pratica, appunto, con la realizzazione di questo progetto, vi erano tutte le carte in regola perché l'affare potesse essere profittevole. Questo imprenditore si reca quindi alla sua banca e chiede che il progetto gli venga finanziato. La banca si dimostra subito interessata a questo progetto e fa aprire all'imprenditore un conto corrente apposito, concedendogli un fido di 100.000 euro, somma necessaria appunto per le prime operazioni. Somma però che viene garantita con l'ipoteca sulla casa personale dell'imprenditore. L'imprenditore inizia ovviamente a spendere questi soldi, inizia a acquistare il terreno dove poi doveva essere costruite queste palazzine, inizia a pagare il geometra, l'architetto, eccetera. Quando però ritorna in banca a richiedere un finanziamento, la banca non glielo concede, ma chiede il business plan, chiede ulteriore documentazione e quindi prende tempo. L'imprenditore sollecita perché comunque doveva iniziare la costruzione, ma la banca non risponde. E passa quindi il tempo, fino a che un giorno l'imprenditore riceve dalla banca la lettera di rientro immediato del fido. Fido che tra l'altro da 100.000 euro era passato a 150.000 euro per gli interessi. Quindi la banca non solo non aveva più finanziato il progetto, non era più intenzionata a finanziare il progetto, ma richiedeva persino il rientro, sapendo benissimo che era impossibile questo rientro, perché quella somma sarebbe rientrata solo se ovviamente fossero state realizzate le palazzine e poi vendute. L'imprenditore cerca di mettersi in contatto con la banca, ma non ci riesce. Va alla filiale, ma con scuse il direttore non lo riceve e praticamente si trova nella disperazione più nera. Vi erano solo della documentazione fra la banca e il cliente con cui praticamente la banca richiedeva i vari documenti che interessavano la pratica, e vi era la relazione di un perito mandato appositamente dalla banca che appunto riferiva che l'operazione era ottima. Il cliente è disperato perché appunto a fronte di un guadagno che poteva essere quello di 600-700 mila euro di realizzazione di utile, si trova appunto con un debito che non riesce a pagare di 150 mila euro, sempre in aumento tra l'altro. Quindi si rivolge al mio studio. La pratica è onestamente una pratica non facile, perché non vi è giurisprudenza, non vi sono altre sentenze che vedono condannata la banca per questa ipotesi. Avevo memoria appunto di una sentenza che aveva condannato il Banco di Roma a un'ipotesi simile, ma non avevo la sentenza e non si trovava praticamente. Quindi la causa non era sicuramente facile. Sì, nel nostro ordinamento vi è, nel codice civile, una responsabilità precontrattuale prevista, però appunto contro la banca, che è un potere forte, e inoltre dimostrare che si era fatto affidamento e che la banca aveva creato, diciamo, tutte quelle condizioni affinché il mio cliente, potesse fare affidamento sul finanziamento della banca, non era sicuramente facile, perché appunto non vi era un documento di fatto dove si diceva che si finanziava il progetto. Vi era una richiesta di documentazione e vi era la perizia, seppur ottima, però sempre perizia rimaneva da parte del perito dell'assicurazione.
L'unica cosa è che il cliente era andato alcune volte in banca, perché vi erano state diverse riunioni, e vi era andato con delle persone che potevano essere poi chiamate a testimoniare. Sempre che poi, ovviamente, la richiesta passasse al vaglio del giudice, perché, come sappiamo, ovviamente nel codice civile, nella procedura civile, si possono fare ovviamente richieste probatorie, ma poi è il giudice che decide se ammetterle o meno. Tra l'altro avevo anche contro il fatto che la causa andava fatta per forza, per l'articolo 20 del codice di procedura civile, a Siena. Quindi andavo nella Bocca del Leone, perché appunto è il luogo nella sede legale della Monte dei Paschi. Faccio questa causa, inizio questa causa, dopo ovviamente ore e ore di studio per redigere l'atto nel migliore dei modi, e poi vengono redatte, come da codice di procedura civile, le memorie, dove si chiedono tutte le prove. Quello era, diciamo, un po' il punto di svolta, perché se il giudice non avesse ammesso alcuna prova, probabilmente la causa non sarebbe stata positiva. Invece il giudice ammette le prove e soprattutto anche le prove per testi, perché quelle documentali erano già state prodotte. Quindi fa ben sperare. Dopo aver sentito i vari testimoni, si arriva finalmente, a dicembre 2019, alla sentenza, e la sentenza vede condannata la Monte dei Paschi di Siena per malafede precontrattuale a ben 300.000 euro di risarcimento nei confronti dell'imprenditore, oltre al pagamento di tutte le spese processuali, ovviamente. È una sentenza, ripeto, ottima, una sentenza unica, e anche la quantificazione del risarcimento da parte del giudice è stata sicuramente più che equa, più che giusta. Nell'atto di citazione si era richiesta una somma maggiore, facendo riferimento all'effettivo profitto, tra l'altro solo sulla carta, che si sarebbe potuto realizzare vendendo gli immobili. In realtà è ovvio che in tribunale va tutto provato e non è possibile quantificare un danno su un'ipotesi. Quindi il giudice ha quantificato correttamente il danno, appunto, in 300.000 euro, che poi era la somma che in corso di causa poi era effettivamente emersa dall'istruttoria. C'era da vedere se la Monte dei Paschi, in realtà, avesse proposto appello contro questa sentenza. Quindi si aspettano i fatidici 6 mesi per il passaggio in giudicato della sentenza. Nel frattempo, ci si mette anche a allungare l'attesa, l'emergenza Covid, ovviamente, che allunga di 2 mesi, i termini, nonché agosto, che sono le ferie processuali. Si arriva quindi a settembre, a metà settembre, e la banca non fa l'appello. Quindi la causa e la sentenza passa in giudicato. A quel punto c'era da fare la fase esecutiva, il pignoramento. Ma mi reco ovviamente in cancelleria per farmi apporre il timbro del passaggio in giudicato, quindi proprio, diciamo, una pietra tombale che non si potesse far più nulla al riguardo da parte della banca sull'atto, sulla sentenza. Ottengo questa copia e notifico il tutto ovviamente alla banca insieme al prescetto, dandogli 10 giorni per pagare. La banca mi contattava e, proprio nella giornata di ieri, 2 novembre, praticamente la banca ha pagato interamente con bonifico sul conto dell'imprenditore la somma di 294.000 euro, oltre alle spese legali che poi sono state bonificate a parte. È stata veramente una vittoria sudata, ma anche una vera soddisfazione, perché si è avuto giustizia, perché quantomeno io ero sicuro che il cliente avesse avuto ragione, che la banca si era effettivamente comportata male. Però di fronte ai poteri forti, di fronte anche a una giurisprudenza che comunque ruota contro il correntista, seppur questa era una causa, diciamo, sui generis, in realtà le difficoltà e i timori di affrontarla erano tanti. Fortunatamente è andata bene. E penso e spero che poi questa causa sia da monito anche per altri imprenditori che si siano, o persone che si siano trovate in una situazione simile, a non mollare, a non darsi per vinte e a cercare di far valere le proprie ragioni. Ovviamente con la consapevolezza della difficoltà che comporta una causa del genere, e anche con la, ovviamente, consapevolezza che ogni causa è un mondo a sé,
e quindi praticamente non si può mai avere certezza di un risultato positivo. Però quello di cui si può avere certezza è che si può lottare e si può riuscire ad avere ragione, e questa ne è la dimostrazione. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale per essere aggiornati sempre sui miei prossimi video. Se invece volete contattarmi per una consulenza, scrivetemi a info@bartolinistudiolegale.com e sarò lieto di ascoltarvi e rispondervi nel migliore dei modi. Ciao, a presto!